gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Romolo Marcellini. Nasce a Montecosaro, in provincia di Macerata, nel 1910. Dopo la laurea in scienze economiche e commerciali, entra nel cinema scrivendo il soggetto del film di Carlo Campogalliani, Stadio, 1934. Nel 1937 è aiuto regista di Carmine Gallone nel colossal di regime Scipione l'Africano e si occupa della regia di alcune scene impegnative, come La battaglia finale. Nello stesso anno gira in Africa il suo primo lungometraggio, Sentinelle di bronzo. Nel 1942 realizza Pastor Angelicus, documentario sulla figura e l'attività di Pio XII. Dopo la guerra si occupa di cinema documentario di genere istituzionale. Nel 1960, in occasione dei Giochi di Roma, gira La grande Olimpiade, che ottiene una nomination agli Oscar 1961 e vince il Festival di Mosca. Nel 1963 firma il lungometraggio I Tabù, reportage sensazionalistico che riceve il divieto ai minori di 18 anni. Realizza per la RAI vari cicli di inchieste filmate, come Gli italiani e l'industria, 1966, e I ragazzi dei Cinque Cerchi, 1972. Muore a Roma nel 1999. In effetti la carriera di Romolo Marcellini si pone un po' come quella che fu per la Germania, quella di Leni Riefenstahl, in termini di grande continuità fra il regime, in questo caso fascista, e la storia della Repubblica Italiana nel dopoguerra. E ci pone appunto il problema di come il documentario a volte venga considerato una semplice riproduzione della realtà, come se il documentarista ne fosse un semplice copista e invece non ci fosse da parte sua una presa di posizione, un punto di vista originale, una messa in forma che giustifica anche un punto di vista filosofico e soprattutto politico. Fatto sta che Marcellini persiste e nel dopoguerra realizza molti documentari con il Centro Documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con titoli come Meglio di ieri del 52 o L'Italia e il mondo nel 1953. Via Veneto del 1951. Ci illustra a pochi anni dall'uscita della guerra e circa una decina d'anni prima della Dolce Vita di Fellini, la celebre Via Romana. E lo fa gettandola subito verso una internazionalità scolpita da presenze di celebrità dello star system internazionale come Elizabeth Taylor, come Greta Garbo, come Aga Khan, come Orson Welles. La sera scende sulla strada più famosa di Roma, con una brillante morbidezza di colori che il bianco e nero della fotografia può solo suggerire. È l'ora del cocktail. Vittorio, il barman degli ambasciatori, è già in azione, mentre un battaglione di camerieri prepara le sue posizioni e lo chef allinea gli antipasti. Dal 1926, congelata più che dipinta sulle pareti di questa hall dal pittore Cadorin, la gente alla moda dell'altro dopoguerra attende immobile. Anni dopo, Renato Guttuso ha steso l'ultima pennellata di questo piccolo giudizio universale in un negozio di calcolatrici.
locali notturni di oggi trionfa la samba. In parte straniero quello che gremisce questo locale e che cerca, durante la sosta dei Constellation, una nottata di allegria. Un'ora fresca e beata, nella quale le api di casa Barberini bagnano le ali nella fontana del cavalier Bernini. Comincia la vita di ogni giorno. Da Porta Pinciana le circolari scaricano le pattuglie degli impiegati. Dovranno riempire gli uffici dei ministeri, delle banche, delle ambasciate, dei palazzi delle assicurazioni che dominano la zona di Via Veneto. Migliaia e migliaia di persone si recano al lavoro, estranee alla vita più mondana ed elegante della via, ma non meno importanti. Le api dei Barberini sono divenute il simbolo del risparmio nazionale. Nei sotterranei della chiesa dei Cappuccini, le ossa dei buoni frati dormono un sonno tranquillo in attesa del giudizio. A metà di Via Veneto si innesta una strada che è come la prima stazione degli aeroporti di Roma. Partendo da qui si possono raggiungere in poche ore le altre strade del mondo. Piccadilly, Fifth Avenue, Place Vendôme. Intanto, verso le tarde ore del mattino, sta per cominciare il terzo atto di Via Veneto, quello trionfale del mezzogiorno. Si cominciano a riempire i caffè, che espongono come insegne le streghe modellate da Pericle Fazzini e si adornano di quadri firmati da Maccari, Guzzi, Guttuso, che hanno raccontato l'avventura del Gobbo di Peretola. C'è sempre buona caccia a Via Veneto per i fotografi dei grandi settimanali. L'Aga Khan con la Begum, Ali Khan, Rita Hayworth, Jacques Fatt,
Orson Welles, Errol Flynn, Roberto e Ingrid, Bob e Barbara, Elizabeth Taylor e Greta Garbo. Nella libreria Rossetti si riunisce il più brillante mondo letterario. Ecco Visentini con Gian Gaspare Napolitano. Il filosofo Panfilo Gentile conversa con il poeta Cardarelli. Il critico Contini. Ercole Patti. Alberto Moravia discute con Vitaliano Brancati e Luigi Barzini Junior. Brancati non è convinto. Barzini riassume. Elsa Morante ci considera. Flora Volpini concede volentieri autografi. Valentino Bompiani incontra Odoardo Spadaro. Nicola De Pirro saluta. Nel tepore estivo della sera, Curzio Malaparte racconta un'avventura incredibile, bella come una storia di Puskin. Un soldato congelato dal freddo viene tagliato a pezzi dai compagni di pattuglia e ricomposto al ritorno. Veneto, alla libreria Rossetti, si incontrano anche gli intellettuali italiani, molti letterati come Elsa Morante o Curzio Malaparte, Vitaliano Brancati o Alberto Moravia, e si possono incontrare anche sale affrescate da pittori celebri come Guttuso, come Guido Cadorin. In effetti, proprio su Guttuso e Guido Cadorin, leggendo il Nulla Osta Ministeriale, ci si rende conto come la valutazione del film sia particolarmente apprezzata ed alta, proprio perché ci sono queste rilevanze artistiche. È un po' come se il documentario venisse considerato di valore quando rappresenta dei valori consolidati della storia delle arti. Avventure di ogni giorno, del 1954. È un film che nasce all'interno del Centro Documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1954, che ci illustra la vita di quattro lavoratori nell'Italia che sta procedendo a vele spiegate verso il progresso. La voce narrante ci illustra la loro vita attraverso delle frasi tipo «pace e ristoro alla sana e laboriosa gente del popolo», e se alcune immagini sembrano comunque appartenere alla modernità nazionale, altre, come quelle del Golfo di Napoli, rappresentano pienamente uno stereotipo cartolinesco. Nel fondo del mare scendono le nasse. La giornata di un pescatore del Golfo di Napoli si svolge da millenni come quella della popolazione marina di tutte le coste d'Italia, secondo il ritmo e i costumi dettati dalle stagioni, dal tempo, dalle maree e dalle correnti.
gesto, nel lavoro di questi uomini, Michele e Andreino Ruocco, è frutto di secolare esperienza. Eppure, ogni mattina la vita offre loro, sul libero mare, il sale di una imprevista avventura. Sulla costa li attende, tra le mura antiche del piccolo villaggio, il rettangolo chiaro di una casa nuova. Una delle tante case costruite nel dopoguerra per dare pace e ristoro alla sana e laboriosa gente del popolo. La vita dei campi ruota anch'essa nel corso del tempo e del sole. Ogni membro della famiglia di Luigi Cassiani ha una sua funzione esatta nel perfetto meccanismo del potere. Il padre e la madre, i figli, la terra, gli animali e le nuove macchine concorrono alla meravigliosa creazione del più antico e più santo prodotto dell'opera umana, un pezzo di pane. I coloni cassiani lavorano da 2 anni su questo fondo della riforma agraria. Ogni giorno di dura fatica li avvicina a un traguardo felice: essere padroni del loro campo. La riforma agraria, voluta dallo Stato democratico, impone molte lotte e sacrifici, ma sistemerà decorosamente sulla terra oltre 100.000 famiglie. A oriente del potere corre la via Aurelia. Sui margini delle grandi arterie, un po' come porti di fortuna, nascono le osterie dei camionisti. Un mondo sempre in movimento, di navigatori di strade. Se c'è un mestiere che somiglia a un'avventura, è questo. Duro e carico di responsabilità. Per le strade, che pur essendo state tutte riparate o ricostruite, ogni giorno divengono più strette per la massa di veicoli nuovi che le invadono col progresso del paese. Il camionista rotola verso Genova per fare il nuovo carico, mentre il suo secondo riposa dal turno di notte. Ogni chilometro, coi suoi imprevisti a ogni svolta, è una battaglia vinta al tempo e allo spazio. Deve rispettare il suo orario e insieme le norme della strada. La stradale gliele ricorda spesso. A Cornigliano, Genova, il paesaggio è profondamente modificato dalla presenza delle industrie.
due vecchi amici, Angelo Giudici e Umberto Pigiò, capi fonditori, vanno a rilevare il loro turno negli alti forni. L'acciaio, per la vita del paese, nasce da queste immense macchine. In un territorio che è stato strappato al mare dai genovesi, trasportando milioni e milioni di metri cubi di terra e di pietra. Quattro volte, nelle 24 ore, di giorno e di notte, si forano le bocche per la colata dell'acciaio. Qui non si lavora più con i rottami, ma con i minerali di ferro che giungono in porto dall'Africa settentrionale, per produrre ogni anno oltre 500.000 tonnellate di acciaio in lingotti, 500.000 tonnellate di ghisa e 450.000 tonnellate di nastro a caldo in rotoli, allo stesso livello di prezzi dei paesi più ricchi. L'iniziativa privata, con l'aiuto dello Stato, ha fatto miracoli. Sono gli impianti a ciclo completo più moderni d'Europa, ma ancora il sudore e il braccio dell'uomo sono necessari negli attimi incandescenti della colata per dirigere e controllare il flusso del metallo liquido a 3.000 gradi verso i siluri che lo trasporteranno in fonderia. Ancora caldi della vampa della colata, Pigiò e Giudici sono soddisfatti. Il siluro carico d'acciaio fuso parte verso le 1.000 industrie del paese. Tra 5 ore, la nuova colata. Certo, il popolo sembra veramente un'altra razza e probabilmente la prospettiva di Romolo Marcellini, uomo formatosi negli anni del fascismo, una prospettiva estremamente populista, in questo piccolo documentario emerge pienamente. Del Consiglio dei Ministri, con titoli come Meglio di ieri del 52 o L'Italia e il mondo nel 1953. Via Veneto del 1951. Ci illustra a pochi anni dall'uscita della guerra e circa una decina d'anni prima della dolce vita di Fellini, la celebre Via Romana. E lo fa gettandola subito verso una internazionalità scolpita da presenze di celebrità dello star system internazionale come Elizabeth Taylor, come Greta Garbo, come Aga Khan, come Orson Welles. La sera scende sulla strada più famosa di Roma con una brillante morbidezza di colori che il bianco e nero della fotografia può solo suggerire. È l'ora del cocktail. Vittorio, il barman degli ambasciatori, è già in azione
mentre un battaglione di camerieri prepara le sue posizioni e lo chef allinea gli antipasti. Dal 1926, congelata più che dipinta sulle pareti di questa hall dal pittore Cadorin, la gente alla moda dell'altro dopoguerra attende immobile. Anni dopo, Renato Guttuso ha steso l'ultima pennellata di questo piccolo giudizio universale in un negozio di calcolatrici. Nei locali notturni di oggi trionfa la samba. In parte straniero quello che gremisce questo locale e che cerca, durante la sosta dei Constellation, una nottata di allegria. Da qui si possono raggiungere in poche ore le altre strade del mondo: Piccadilly, Fifth Avenue, Place Vendôme. Verso le tarde ore del mattino sta per cominciare il terzo atto di Via Veneto, quello trionfale del mezzogiorno. Si cominciano a riempire i caffè, che espongono come insegne le streghe modellate da Pericle Fazzini, e si adornano di quadri firmati da Maccari, Guzzi, Guttuso, che hanno raccontato l'avventura del Gobbo di Peretola. C'è sempre buona caccia a Via Veneto per i fotografi dei grandi settimanali. L'Aga Khan con la Begum, Ali Khan, Rita Hayworth, Jacques Fatt, Orson Welles, Errol Flynn, Roberto e Ingrid, Bob e Barbara, Elizabeth Taylor e Greta Garbo. La libreria Rossetti si riunisce il più brillante mondo letterario. Ecco Visentini con Gian Gaspare Napolitano. Il filosofo Panfilo Gentile conversa con il poeta Cardarelli. Il critico Contini. Ercole Patti. Alberto Moravia discute con Vitaliano Brancati e Luigi Barzini Junior. Brancati non è convinto. Barzini riassume. Elsa Morante ci considera. Flora Volpini concede volentieri autografi. Mila famiglie. A oriente del podere corre la via Aurelia.
Sui margini delle grandi arterie, un po' come porti di fortuna, nascono le osterie dei camionisti. Un mondo sempre in movimento, di navigatori di strade. Se c'è un mestiere che somiglia a un'avventura, è questo. Duro e carico di responsabilità. Per le strade, che pur essendo state tutte riparate o ricostruite, ogni giorno divengono più strette per la massa di veicoli nuovi che le invadono col progresso del paese. Il camionista rotola verso Genova per fare il nuovo carico, mentre il suo secondo riposa dal turno di notte. Ogni chilometro, coi suoi imprevisti a ogni svolta, è una battaglia vinta al tempo e allo spazio. Deve rispettare il suo orario e insieme le norme della strada. La stradale gliele ricorda spesso. A Cornigliano-Genova il paesaggio è profondamente modificato dalla presenza delle industrie. Due vecchi amici. Il centro documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con titoli come Meglio di ieri del 52 o L'Italia e il mondo nel 1953. Via Veneto del 1951. Ci illustra a pochi anni dall'uscita della guerra e circa una decina d'anni prima della Dolce Vita di Fellini, la celebre Via Romana. E lo fa gettandola subito verso una internazionalità scolpita da presenze di celebrità dello star system internazionale come Elizabeth Taylor, come Greta Garbo, come Aga Khan, come Orson Welles. La sera scende sulla strada più famosa di Roma con una brillante morbidezza di colori che il bianco e nero della fotografia può solo suggerire. È l'ora del cocktail. Vittorio, il barman degli ambasciatori, è già in azione, mentre un battaglione di camerieri prepara le sue posizioni e lo chef allinea gli antipasti. Dal 1926, congelata più che dipinta sulle pareti di questa hall dal pittore Cadorin, la gente alla moda dell'altro dopoguerra attende immobile. Anni dopo, Renato Guttuso ha steso l'ultima pennellata di questo piccolo giudizio universale in un negozio di calcolatrici.
locali notturni di oggi trionfa la samba. In parte straniero quello che gremisce questo locale e che cerca, durante la sosta dei Constellation, una nottata di allegria. Un po' come porti di fortuna, nascono le osterie dei camionisti. Un mondo sempre in movimento, di navigatori di strade. Se c'è un mestiere che somiglia a un'avventura, è questo. Duro e carico di responsabilità. Per le strade, che pur essendo state tutte riparate o ricostruite, ogni giorno divengono più strette per la massa di veicoli nuovi che le invadono col progresso del paese. Il camionista rotola verso Genova per fare il nuovo carico, mentre il suo secondo riposa dal turno di notte. Ogni chilometro, coi suoi imprevisti a ogni svolta, è una battaglia vinta al tempo e allo spazio. Deve rispettare il suo orario e insieme le norme della strada. La stradale gliele ricorda spesso. A Cornigliano, Genova, il paesaggio è profondamente modificato dalla presenza delle industrie. Due vecchi amici, Angelo Giudici e Umberto Pigiò, capi fonditori, vanno a rilevare il loro turno negli alti forni. L'acciaio, per la vita del paese, nasce da queste immense macchine, in un territorio che è stato strappato al mare dai genovesi, trasportando milioni e milioni di metri cubi di terra e di pietra. Della Repubblica Italiana nel dopoguerra. E ci pone appunto il problema di come il documentario a volte venga considerato una semplice riproduzione della realtà, come se il documentarista ne fosse un semplice copista e invece non ci fosse da parte sua una presa di posizione, un punto di vista originale, una messa in forma che giustifica anche un punto di vista filosofico e soprattutto politico. Fatto sta che Marcellini persiste e nel dopoguerra realizza molti documentari con il Centro Documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con titoli come Meglio di ieri del 52 o L'Italia e il mondo nel 1953. Via Veneto del 1951. Ci illustra a pochi anni dall'uscita della guerra e circa una decina d'anni prima della Dolce Vita di Fellini, la celebre Via Romana. E lo fa gettandola subito verso una internazionalità scolpita da presenze di celebrità dello star system internazionale come Elizabeth Taylor, come Greta Garbo, come Aga Khan, come Orson Welles. Thank you.
sera scende sulla strada più famosa di Roma, con una brillante morbidezza di colori che il bianco e nero della fotografia può solo suggerire. È l'ora del cocktail. Vittorio, il barman degli ambasciatori, è già in azione, mentre un battaglione di camerieri prepara le sue posizioni e lo chef allinea gli antipasti. Dal 1926, congelata più che dipinta sulle pareti di questa hall dal pittore Cadorin, la gente alla moda dell'altro dopoguerra attende immobile. Anni dopo, Renato Guttuso ha steso l'ultima pennellata di questo piccolo giudizio universale in un negozio di calcolatrici. Nei locali notturni di oggi trionfa la samba,